Mike, buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Jelly Fallen Order. Che cosa vi aspettavate? Un saluto un po' più particolare dopo 3 mesi? Beh, avete scelto il canale sbagliato. Comunque, ho parlato con questo tizio qui e con alcuni dei miei amici, ma non si dovrebbe dire, e da qui io non ci posso passare, cioè non per il momento. Me l'ha proprio detto questo tizio qui, mi ha detto, guarda, non puoi, sei stronzo, devi prima andare su altri pianeti, come ad esempio Zeffo, sul quale ci andremo, anche se io volevo restare su Dathomir. Cazzo fai, Hal? Lo vedo molto preso il ragazzo. BD è più preso di lui, però. Bene. Doppia lama. Perfetto. Cambia tipo di spada laser. Ah, perché adesso sono così. Ah, così sono a doppia. Ok, perfetto. Allora, credo che con questa io consumi più stamina, sì. Ma sia più utile contro le orde di nemici. Non sarò tutto il tempo a fare. Ecco. Non sarò il tempo di questo episodio a sistemarmi la spada laser perché l'ho già fatto in un altro video. Non voglio passare un altro episodio così, sinceramente. Vorrei evitare. Comunque avete visto 2 punti battaglia, quindi una volta passati da questo cunicolo di merda, sinceramente spero di potermi potenziare, sempre che non muoia prima. Ah, che palle. Ragni di merda. Mi aspettavo un ritorno un po' più tranquillo su Dathomir dopo la mia assenza, però evidentemente così non è. Scommetto che qua dentro c'è. Vabbè, andiamocene prima che arrivi anche mamma ragno. Sinceramente non ne ho voglia, eh. Ok, eco della forza. Vediamo che c'è. Qualcuno è stato attirato qui da energia dalle rovine. Va bene, ma io cosa dovrei farci? Per il momento, sinceramente, ragazzi, vorrei tornare sui miei passi. Vorrei questa e quell'altra, perché comunque mi sembrano molto, molto, molto efficaci. Esatto, usiamo i 2 punti per questi. È perfetto così. Quindi lo rallento per più tempo. Se lo tengo prima. Ah, ok. Va bene, non mi ricordo assolutamente che cosa c'era qui, appunto. Ma sinceramente per ora mi trovo meglio con quell'altra spada, Sì! eh. Sì, sì! Sì! Scappa! Va bene, fra. Era la mia intenzione, sinceramente. Ah, non proprio scappare, ma. Sono felice che tu ce l'abbia fatta. In realtà Ci è no. mancato veramente poco. Dove andiamo? Si va su Zeffo, fra, perché ce lo ordinano. Comunque, oh, la nostra piantina è cresciuta da quello È che ho visto. enorme, è enorme. Sì, ma stai calmo. Laggiù c'è una tempesta niente male. Non è il momento migliore per atterrare. Già, c'è qualcosa di strano. Quei venti disturbano le comunicazioni. Cordova ha accennato a una pace nell'occhio del ciclone. E lì al centro vedo un insediamento. Bene, andiamo lì. Ricevuto. Ah, ma io me l'aspettavo tipo tutto Non vuoi darmi un verde. paio di scossoni, ragazzo? Se il vento non peggiora. Puoi dire a quell'ammasso dei bulloni che non ho chiesto il suo parere? Stai tranquillo, è tutto sotto controllo. Sicuro, è solo una manovra un po' complicata. Ah, ma è verde, ok, però c'è tutta sta nebbia strana. Ci siamo, Cioè. reggetevi, reggetevi! Cos'è successo a sto posto? Atterraggio perfetto. Grisi non sbaglia un colpo. Ma le comunicazioni sono ancora molto disturbate. Mi servirà tempo per ripristinarle. Intanto cercherò qualche traccia di Cordova. Bene. Ti contatto appena finisco qui. Più informazioni otteniamo su Cordova e gli Zeffo, prima potremo fermare l'impero. Ciao. Poverina, l'ho lasciata lì, mi stava parlando lei. Bravissima, è andata, sei ancora tutta intera. Allora, loro staranno bene qui, secondo me. Quindi noi possiamo andare
esplorare un pochino sto posto e magari, ecco appunto, sbloccare qualcosa di nuovo. Ma non è quello il punto, lo sappiamo. Dobbiamo trovare Cordova. Se è vivo, nuova skin per BD1. No, grazie. Qui sarà... Se non era una scorciatoia quella, ragazzi. Hangar in disuso. Perfetto, non funziona un cazzo. Cosa c'è? Fra, dimmi. Contenuti robusti usati per trasportare merce fragile. La parte esterna è rivestita di metallo pesante, che può resistere facilmente ai forti venti di Zeffo. Quindi è originaria di qui. Questa cassa non è importata. Almeno credo. La porta è chiusa. Oddio. L'ha detto con una... Con un fastidio, Dio Bono. Oh, un'altra cosa. Ma insomma... Assaltatore? Sembra che ci siano degli assaltatori in giro, ma... Vabbè, tanto vale andare da quella parte, visto che ho visto un passaggio. Ma non capisco se questa è... Sì, è neve. Perché c'è della neve? Vabbè, si vede che siamo nel periodo. Siamo da qui, anche se è tutto pericolante. Beh, quelle sono delle... No! No! Non sono amichevoli. Tu dici? I Rise Hit in confronto sono più amichevoli. Porca troia. Ma! Bene, perfetto. Li ho fatti fuori. Peccato non li possa scansionare. No! Posso scansionare lui? Che cos'è? Come che cos'è? Un assaltatore! L'efficacia dei loro attacchi aumenta quando attaccano in gruppo. La spada laser può deviare i colpi verso di loro. Gal, non sto. Mi senti? Mm-hmm. L'impero. Hanno trovato Zeffo. Se stessero seguendo la Mantis, adesso ce li avremmo già addosso. Che stiano cercando le tombe. Speriamo di no. Ho sistemato le nostre comunicazioni. Farò lo stesso per introdurmi nelle loro. Bene, è il momento di ispezionare. Scuds! In grado di infliggere due attacchi diversi, mordere la preda o atterrarla con un salto che non può essere bloccato. Va bene, sono dei ratti giganti, ok. Questo è quello che mi spiega. Destra o sinistra, io di solito vado a destra, sicché andiamo di qua. L'ultima volta che sono entrato in una grotta del genere c'era Ogdobogdo. Che bestione mi devo aspettare qui dentro? Qua, allora, ve lo traduco io questo eco della forza, ragazzi. Barbone! Pianto di bambino. Non è proprio la stessa cosa. Però ci sono andato vicino. Un panno usato da una madre per proteggere il figlio mentre cercava di scappare da qualcosa. Bella! Non so effettivamente da cosa stesse scappando, ma qualunque cosa fosse, non è un Ogdobogdo. Perché l'Ogdobogdo è in goia. Quindi anche il panno. Una cassa di Steam dovrebbe essere qui. Ehi, puoi portarne altri? Grazie, BD. Ah. Quindi adesso ho tre Steam? Buono. Contenitore di Steam ottenuto. Sì. Adesso posso ottenere 3 Steam. Numero massimo di contenitori di Steam aumentato. Beh, talvolta la mia curiosità nell'esplorare la mappa è utile. In realtà dovrebbe essere sempre utile, perché questo si dovrebbe fare in un videogame prima di finire subito la storia. Almeno credo. Quindi ho fatto bene andare qui, perché era una strada secondaria. Buono, dai, siamo ancora all'inizio. Allora, palesemente posso fare questo. Andiamo da questa parte. Mi sa di impero sto posto, perché gli assaltatori li ho sentiti. Quindi io starei attento. Oh, guarda, un altro bambino morto. Posso? Scorciatoia sbloccata. Oh, grazie. La prima scorciatoia. Bene, bene. Ma guarda che c'è. Ah, sono... Oh. Ah, guarda un po', un collezionabile. Nuovo emettitore ottenuto, sì, ma se vado avanti di questo passo, ragazzi, io li trovo adesso i collezionabili, però io vorrei portarvi anche un po' avanti nella storia. Comunque, ah, ok, dimmi, che c'è che non va? Una scansione? Vuoi scansionare? Ah, ok. Area interdetta, codice imperiale 94364, vietato vendere o commerciare. Bravo. Villaggio abbandonato. Cos'era quel suono? Cose giganti? Cos'è uno Yotaz? Grazie. Mi hanno visto? Dite? Ma li vado a seguire. È la legge del più forte. Prendila e vai. Li porterò via. Ostar, no!
Ok. Una borsa persa da una famiglia nel momento in cui si dovette separare. Il padre crea un diversivo per permettere alla madre di fuggire con il figlio. Può bloccare brevemente gli attacchi con spada laser, ma la sua difesa diminuisce velocemente. Facile da sconfiggere nel combattimento singolo, ma pericoloso in gruppo. Come tutti gli assaltatori. Sì, confermo che è debolissimo da solo. È una sega, ragazzi, impegnatevi un po' di più. Sono scarso come la merda io. E c'ho un canale YouTube che lo dimostra. Andatemi a vedere i miei video. Altra roba imperiale. Sono tutte bugie. Avviso di allontanamento. Tutti i civili si presentino immediatamente per il ricollocamento. I saccheggiatori saranno uccisi sul posto. Secondo quanto stabilito dal codice imperiale, quello di prima, è vietato vendere o commerciare senza autorizzazione e consenso esplicito. Inoltre, questa proprietà e relative pertinenze sono da ora poste sotto la tutela dell'Impero Galattico. Generale Marcon, 201esimo squadrone. L'Impero voleva questa terra. Che ci fai là sotto? Non l'ho visto, ma l'ho ucciso. Fra! Là sotto abbiamo un intruso. Ora dipende tutto da me. Ah, mi ha colpito! Allora, cos'hai scovato? Abbigliamento guardiano. Cos'è? Cosa cambia? No. Meglio un po' di blu. Ragazzi, ci sono così tante strade che ho paura di tralasciare delle cose, capito? E quindi vado un po' dove mi porta il vento. Jedi, informazione! Attaccate. Dovresti essere il comandante, te? Adesso lo uccido. Infatti tu sei morto, perfetto. Allora, lì c'è un eco della forza, prendilo. Penso che si riferisca sempre alla madre, figlio e Dove ci stai portando? Ostar, infatti. L'impero ha cacciato gli abitanti dalle loro case. Profughi spaventati, spediti nei campi o peggio. Da lì sono arrivato, quindi mi confermate che io da qui non posso passare? Perché se io non posso passare... Ah no, aspetta, c'era una porta qui, che sto dicendo? E si apre. Eco della forza di nuovo? Ah no, merito. Ah, perfetto. Attacca dopo una schivata rapida per permettere a Cal di eseguire velocemente un attacco con un calcio. Veramente preferisco questo. Quindi, sì, impariamo questa nuova tecnica d'attacco. No, non voglio spoilerla, voglio vedere dal vivo. Ditemi, è una scorciatoia? Scorciatoia sbloccata. Sì, è la seconda scorciatoia. Perfetto. Quindi gli assaltatori hanno paura di restarci qui, eh. Allora potevo saltare quassù. Perfetto. BD1, hai trovato qualcosa? No, Elsa per spada laser. Beh, scusate, Grazie. Dove corri? Ah, ok, va riparato. E adesso? Ah, ecco, allora non posso utilizzare la forza, ma devo riparare questo dispositivo probabilmente per aprire il ponte. Nemici permettendo di andare da questa parte. Quindi, allora, ho riposato, ho salvato e... non me la dicano giusta comunque, ragazzi, Entrare qui dentro. Ok, qui dentro. Dopo un salvataggio, da piccolo avrei avuto paura ad entrarmi qua dentro. Anche se ho la luce. Questa musica comunque non me la racconta giusta, parte 2. Usciamo. Allora, vediamo un po'. Siamo... Lo sapevo. Ho detto, vabbè, dai, lasciamoglielo un pasto a questa bestia. Corri, corri. Salta. Ok, va bene, ce l'ho fatta a pelo. Va bene così. Che cazzo è quello? No! Quel coso non mi piace. Nemmeno a me, fra. Io me ne andrei. Ma si è glitchato sottoterra.